si sveglia e si sentono già le campane a Notre Dame. Il pane è già caldo e c'è gente che va per le vie della città. Le campane dai forti rintocchi come canti risuonano in ciel. E tutti lo sanno, il segreto è nel lento pulsar delle campane a Notre Dame. Ascoltate, sono bellissime, no? Tante sfumature di suono, tanti rumori che variano. Perché sapete, non è che loro suonino per conto proprio. Ah no? No, stupidone! Lassù, in alto, nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro. Chi è questa creatura? Chi? Che cos'è? Cosa? Come ha fatto a trovarsi lì? Come? Zitto! Oh! Clopin vi dirà tutto. È un racconto. Il racconto di un uomo e di un mostro. Tutto è iniziato una notte sui moli vicino a Notre Dame. Fallo star zitto, ci scopriranno. Quattro gitani e una barca solcava le acque a Notre Dame. Quattro fiorini per il passaggio a Parigi. Mi stava aspettando un agguato, così caddero in mano di lui. La cui stretta è più dura del ferro che tu toccherai. Il giudice Claude Frollo delle campane a Notre Dame. Frollo che dai vizi il mondo voleva ripulire, che vedeva il male in ogni cosa tranne che in lui. Portate questi zingari infesti al palazzo di giustizia. Ehi, tu che cosa nascondi? Merce rubata, senza dubbio. Levategliela dalle mani. Corse via. Fermatevi! Gridò l'arcidiacono. Questo è un empio demone. Voglio rispedirlo all'inferno da cui proviene. Ha tutto il sangue versato per voi sul pavé di Notre Dame. Sono senza colpa, è scappata, l'ho inseguita. Ci aggiungereste anche il sangue di un bimbo innocente a Notre Dame. Ho la coscienza pulita. Voi potete mentire a voi stesso, a quei servi che stanno con voi, ma scappare però non potrete giammai, perché là sta guardando Notre Dame. E per una volta il suo coraggio abbandonò. Avvertì una scossa di paura in fondo al cuore. Che cosa faccio adesso? Occupatevi del piccino, crescetelo come vostro. Cosa? Devo addossarmi questa storpiatura? Molto bene, ma che viva con voi nella vostra chiesa. Vivere qui? E dove? Dove volete. Che si è chiuso là dove nessuno lo vedrà. Magari nel campanile. E chissà, il Signore opera in modo imperscrutabile. Io vedrò se mi potrà servire anche così. Così come... Frollo diede al bambino un nome crudele, un nome che significa formato a metà, Quasimodo. Ma... ecco un quesito, scoprite chi è il vero mostro a Notre Dame. Chi è brutto dentro, chi è brutto a vedere.
Yeah.